comunque basta attaccare il cavetto, mettere la presa di corrente, e comunque è già abituato a fare queste cose, perché moltissime persone utilizzano i cellulari. Ad esempio, la persona che l'ha provata è un ragazzo di 11 anni come me e usa l'iPhone, quindi comunque è abituato ad utilizzare il cavetto di ricarica del telefono. Quindi sostanzialmente no, vabbè, comunque ci sarebbero tutti i problemi legati alle belle giornate, alle brutte giornate, tutto questo. Quindi non è, cioè, la soluzione potrebbe essere carina, sì, però si dovrebbe valutare il tempo di carica, in quanto tempo carica e come carica poi la batteria. Volendo, sì. Però guarda, i sistemi attualmente in commercio, quelli che dicevo prima in prerusso, costano un sacco di soldi. Questo qua, adesso qua penso che ci sia un 35 euro massimo di materiale, proprio esagerando. Sì, il bicchiere costa, è il pezzo più costoso, è vero. Sì, no, è satinato, è un bel bicchiere di plastica. No, in realtà quello che è costoso è il sensore ultrasonico, perché questo qui nel particolare non costa nulla, costa circa 4 euro, però il sensore waterproof, cioè quello che puoi rendere resistente all'acqua, quello meno costoso costa 80 euro. Considera pure che tu stai parlando di prezzi accettabili. Sì, no, ma in generale Iniziale questi prezzi scendono di molto, certo. sono Sì. No, ma in ogni caso il prezzo sarebbe comunque competitivo, perché non diamo la colpa a nessuno, diciamo che funziona.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Fabio Nisci e questa volta in coppia col collega Giuseppe Persico vi mostreremo il nostro sistema di cloud hosting, ovvero portare i documenti. Prima di tutto, cos'è Box? Allora, le alternative famose le conosciamo ormai e quindi non c'è cosa più brutta che inviarsi dei file, dei documenti via email per scambiarseli, anche se siamo nella stessa stanza o stiamo lavorando su un progetto comune. Box è un servizio che ci consente di portarci foto, documenti e video ovunque desideriamo e caricarli da qualsiasi dispositivo disponiamo con la massima semplicità. Innanzitutto premetto che abbiamo questa volta anche una controparte desktop che vedremo dopo. Intanto andiamo ad esaminare la solita analisi che faccio sempre, ovvero perché scegliere un'applicazione mobile? Intanto oggi la mobilità fa parte di qualsiasi utente, possiamo fare una foto, caricarla direttamente sul cloud e ad esempio risparmiare spazio sul nostro dispositivo. I dispositivi sono largamente diffusi, quindi tutti dotati soprattutto di telecamera e dei sistemi operativi capaci di ospitare e leggere i file. Connessione, tipo di connessioni, questi dispositivi sono sempre connessi ed aggiornati sugli ultimi file disponibili. Integrazione dei dati. Possiamo prendere un dato da un'applicazione, da un'email, una foto e caricarli con la massima facilità e semplicità. Notifiche utenti. Potremmo avere possibilità di essere notificati quando, ad esempio, viene caricato un file. Mentre noi stiamo facendo altre cose, riceviamo una telefonata. Successivamente una sicurezza. La sicurezza in questo caso ci è data dal server e dai protocolli di comunicazione. Ma quale sistema operativo scegliere a questo punto? Vediamo che la maggior parte del mercato ormai si orienta su due sistemi, Android e iOS. Tuttavia, però, andando ad esaminare le versioni di Android, vediamo che la più usata è anche la più obsoleta. Invece, discorso differente è per iOS, dove la versione ultima, stabile e rilasciata, è anche la più utilizzata. Questo ci consente di realizzare un'unica applicazione che gira perfettamente su tutti i dispositivi. Quindi la semplicità dov'è? Portare un intero server, un intero servizio, direttamente a portata di dito. Questo è Unibox. Adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio cosa fa. Unibox ha un'interfaccia animata che vedremo di gestures speciali e grafica animata che ci mostrerà tutti i documenti che abbiamo caricato sul servizio Box Unipartenope. Quello che gli studenti possono fare a questo punto è accedere a tutti i documenti dal proprio dispositivo, da qualsiasi luogo ci si trovi, e poterli consultare. Abbiamo 5 giga solo all'accesso, che possiamo sfruttare come meglio crediamo. Dopodiché abbiamo la funzione che salva automaticamente le fotografie che abbiamo scattato e che quindi sono presenti nel nostro rullino, direttamente nella nuvola. Dopodiché su ogni documento abbiamo la possibilità di aggiungerli, copiare, spostare o di condividere con gli amici un documento o aprirli in altre applicazioni. Andiamo ad esaminare 4 funzioni nel dettaglio per la versione mobile. Abbiamo innanzitutto la lista dei documenti. L'interfaccia, come vedete, si anima con questo menu che ci consente, qui sono visibili 4 opzioni principali. Dal caricamento delle foto fino alla creazione di nuove cartelle. Dopodiché se noi premiamo su un file possiamo vedere i dettagli ed eventualmente aprirlo anche in altre applicazioni.
Ad esempio, se abbiamo un'applicazione che tanto ci piace per leggere i documenti o PDF, possiamo aprirla direttamente. La funzionalità extra è nascosta dietro ogni documento. Ovvero, se noi con degli swipe, ovvero dei trascinamenti che sono possibili grazie agli schermi multitouch, ci spostiamo a destra o a sinistra su un documento, abbiamo delle funzionalità, tra cui la rinomina del file, la copia in altre cartelle, la condivisione o l'eliminazione. L'eliminazione è un po' speciale, infatti prevede un cestino. Il cestino viene ospitato anch'esso sulla nuvola, che quindi ci crea una versione in caso avessimo sbagliato a cancellare un file. Inoltre l'applicazione è intelligente, ovvero noi stiamo visitando un sito che ci interessa, una pagina, un articolo che abbiamo trovato interessante, ed automaticamente l'applicazione rileverà negli appunti questo sito web e lo aggiungerà ai preferiti. Gli sviluppi futuri, sicuramente estendere l'accesso a tutti gli altri atenei, visto che è un protocollo standard, e soprattutto molto utile. Intanto adesso vi passo la parola al collega che ha sviluppato la versione desktop, che vi spiegherà tutti i dettagli. Allora, eccoci qui con Box di Partenope. Diciamo che Box di Partenope è un client, diciamo, di sincronizzazione, diciamo più lato desktop, che permette appunto di avere, diciamo, a portata di mano tutti i file in qualsiasi momento. Adesso, diciamo, andremo a discutere dei punti più salienti di questa applicazione. Come punto primo andremo a dire che cos'è fondamentalmente Box Unipartenope e quindi come nasce. Quindi appunto come nasce Box Unipartenope. Quali servizi va ad implementare? Perché vedremo che non funge, diciamo, soltanto da semplice client, come per esempio Dropbox, ma vuole anche racchiudere tutti i servizi in un'unica applicazione. Andremo anche a discutere del sistema di notifiche tramite il quale l'applicazione andrà, diciamo, in qualche modo a comunicare con l'utente finale. Andiamo avanti. E inoltre della personalizzazione di tutto il software. E anche, diciamo, delle varie informazioni tecniche e di vari ed eventuali sviluppi futuri. Andiamo avanti. Innanzitutto Box Unipartenope, diciamo, nasce come client, diciamo, come software multipiattaforma cloud-based, che offre appunto sincronizzazione automatica di file, come, diciamo, fa Dropbox, quindi, diciamo, l'utente avrà accesso a tutti i suoi file in qualsiasi momento su macchina locale, ma non vuole essere, diciamo, soltanto un semplice client di sincronizzazione, ma mira anche, diciamo, a centralizzare tutti i servizi che offre l'Ateneo in un'unica applicazione. Ma adesso la domanda che potrebbe, diciamo, sorgere spontanea è: perché usare un'unica applicazione per tutti i servizi? E sarebbe, diciamo, opportuno usarla per ridurre innanzitutto la frammentazione, diciamo, di tutti i servizi offerti, ma anche per una consultazione molto più rapida di tutte le, diciamo, le varie informazioni che possono diciamo, essere utili. Avanti. Attualmente, diciamo, tutti i servizi che ci offre, diciamo, la nostra università sono il servizio meteo dal centro campano per il monitoraggio e la modellistica marina ed atmosferica, il deep hosting tramite il progetto servito, dove tutti gli studenti possono anche, diciamo, stare i loro progetti ed eventualmente, diciamo, spiegarli e renderli disponibili al download. Box Unipartenope, che è il servizio, diciamo, di cloud computing, per andare avanti. E inoltre i servizi web universitari. Tutti questi servizi in un'unica applicazione che l'utente può usare. Per andare avanti. Vale. Okay. Attualmente sono già stati implementati i servizi meteorologici e inoltre i servizi cloud, già disponibili al download. Chiaramente sarà tutto quanto a portata, diciamo, di sguardo tramite una semplicissima interfaccia utente, dove tramite un semplice menu a tendina potremo effettuare varie operazioni.
per esempio, configurazione account, quindi diciamo, ci permette di inserire le nostre credenziali per autenticarci, mettere in pausa oppure riprendere il tutto, diciamo, cioè, l'intero processo di sincronizzazione files, andare avanti. Potremmo anche mettere in pausa oppure riprendere il controllo delle previsioni meteo. Ok. Inoltre potremmo cambiare città per le previsioni meteo. Potremmo anche mandare, diciamo, un'email di, in seguito a qualche malfunzionamento dell'applicazione agli sviluppatori, oppure uscire dall'applicazione. Innanzitutto partiamo dalla configurazione account. Tramite un form di registrazione sarà possibile appunto autenticarsi sul server inserendo la matricola e la password che diciamo usiamo di solito per accedere a tutti i servizi web dell'università. Inoltre sarà anche possibile scegliere la città per la quale avere appunto le previsioni meteo. Per quanto riguarda invece il sistema di notifiche, sarà l'unico strumento tramite il quale l'applicazione comunicherà direttamente con l'utente, ovvero tramite un sistema di notifiche a video che appunto ci potrà mostrare che cosa sta facendo diciamo, questa applicazione in background, ovvero scaricamento della lista di file su cui operare, download di file, upload di file, fine del processo di sincronizzazione, messaggi relativi a eventuali errori di connessione, per esempio, oppure eventuali messaggi informativi dell'applicazione. Per quanto riguarda invece il cambio della città relativa al meteo, come detto in presenza ciò sarà possibile a runtime, cioè dinamicamente, ovvero per esempio, avendo selezionato Napoli come città per la quale ricevere il meteo, tramite il menu a tendina sarà possibile cambiare questa località. Per esempio, se scegliessimo Benevento, allora di lì ci apparirà il form con il suscritto Benevento, quindi con le nuove previsioni meteo. Per quanto riguarda invece varie informazioni aggiuntive, il download è già disponibile e funzionante presso la piattaforma Sebedo, al seguente link. A breve sull'App Store sarà anche disponibile la versione mobile per Apple iOS, sviluppata da Fabio Nisci. Inoltre sono già disponibili, quindi come ho già detto, versioni per Windows e Mac OS X, a breve anche per sistemi Linux. Possibili sviluppi futuri? Sicuramente, ovvero diffondere il software quanto più possibile anche in altre università, perché come già detto questo tipo diciamo, di cloud si basa su una piattaforma open source per la quale basterebbe mettere su un server, configurare il servizio di cloud e diciamo, personalizzare tutta l'applicazione per un autoteneo. Ma anche implementare in maniera sempre più organizzata, efficace ed efficiente possibile, quanti più servizi possibili. Ci tengo a fare questi ringraziamenti, ovvero all'università che ci ha messo a disposizione diciamo, tutti gli strumenti per realizzare queste applicazioni, al centro di calcolo per le API del meteo, ma soprattutto al GDC Campania che ci ha permesso di essere qui oggi per pubblicare questa applicazione. Allo staff, ovvero al mio collega Gianluigi Palumba, per lo sviluppo delle interfacce grafiche, e a Fabio Nisci, che è il coordinatore e lo sviluppatore della versione mobile. E a voi tutti per l'attenzione. Grazie. Il linguaggio di programmazione usato è stato interamente Java, sono stati diciamo, implementati appositamente degli algoritmi di sincronizzazione per appunto download e upload di file, per il controllo